Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella Città. La settimana scorsa vi abbiamo proposto la diretta integrale del discorso alla città dell'arcivescovo Monsignor Mario Delpini per il 2018. E questa settimana, vista la rilevanza di questo pronunciamento, rivolto ai tantissimi sindaci presenti, autorità istituzionali, civili, militari, dicevo, vista l'importanza di questo discorso, abbiamo pensato di riflettervi ancora, puntando su alcuni temi, mettendo a fuoco alcuni punti cardine. E allora vi presento subito l'ospite che è con noi, Paolo Danuvola, che è presidente della cooperativa In Dialogo, figura di riferimento del cattolicesimo ambrosiano, cattolicesimo sociale, e passato politico, insomma tante tante cose. La vita è varia. Cioè, è meglio che sia così. Come l'età. E allora abbiamo detto, discorso alla città, autorizzati a pensare, anzi si potrebbe dire obbligati a pensare, il titolo comunque è autorizzati a pensare, visione e ragione per il bene comune. Lo sappiamo, oggi si urla tanto, si parla spesso per slogan, e allora proprio contro gli slogan partiamo subito da questo stralcio del discorso dell'arcivescovo che mette i puntini sulle i. Nel dibattito pubblico e nel confronto tra le parti della campagna elettorale il linguaggio tende a degenerare in espressioni aggressive. L'argomentazione si riduce a espressioni ad effetto e le proposte si esprimono in slogan riduttivi piuttosto che in elaborazioni persuasive. Mi sembra dunque importante che la democrazia sia coltivata con pensieri che si condividono e non solo con emozioni, con informazioni obiettive e non solo con titoli ad effetto, con confronti su dati e programmi e non solo con insulti e insinuazioni. Ecco, questo è un po' il punto di partenza. Cosa possiamo dire, Danuvola? Possiamo dire che questo stile, questo approccio ha tanti punti di contagio. Internet, i social sono stati sicuramente un elemento di diffusione di una strana e ambigua libertà, per cui ognuno poteva e può dire quello che vuole. Su questo aspetto di fondo diciamo che anche personalità che hanno delle responsabilità istituzionali ci hanno messo del loro, ossia quando poi questo linguaggio viene assunto da chi ha un ruolo di ministro piuttosto che di consigliere regionale piuttosto e sdogana un accumulo, un per senso per cui tutti si sentono poi autorizzati, tutti, certo, a fare proclami. Naturalmente le responsabilità sono diverse, se è diverso un ragazzo di 16-17 anni che a scuola dice o usa un linguaggio colorito da quando lo fa una persona che ha delle responsabilità istituzionali. In questo mi pare che il richiamo dell'arcivescovo sia un richiamo, e lui l'ha fatto fin dall'inizio, una responsabilità diffusa. Certamente. Non è che ha individuato solamente qualcuno, no, ha richiamato categorie, ruoli, istituzioni, lo scopriremo, infatti, aspetti personali. E quindi a me è parso un richiamo che dovrebbe riprendere anche e mettere in moto una riflessione anche dal punto di vista dei docenti nella scuola. Sì, lo scopriremo, infatti. Delle famiglie a casa loro, insomma, ecco, rispetto ad un atteggiamento di rifiuto della responsabilità. Certo. E allora, siccome i primi chiamati in causa, non c'è dubbio, di questo atteggiamento, come ha sottolineato il nostro ospite, sono anche autorità istituzionali, coloro che sono punti di riferimento, noi abbiamo chiesto al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, come ha visto appunto questo appello di Delpini contro gli slogan. Un richiamo forte anche alle istituzioni per fare rete in vista del bene comune, senza urlare, senza litigare continuamente.
E con la rivalutazione del merito delle cose, cosa che ritengo fondamentale, riparlare approfondendo le questioni e non soltanto lasciando un accenno superficiale di ogni problema. Il richiamo alla Costituzione e all'Europa. Il richiamo alla Costituzione mi sembra che sia anche oggetto in questi ultimi giorni di una grande attenzione all'educazione civica, ha detto il nostro Vescovo, e all'Europa mi sembra che anche questo sia un argomento sul quale ci debba essere una grande condivisione. Bisogna rivedere, riaprire i dialoghi con la costruzione, più che la costruzione, il rifacimento dell'Europa, perché è fondamentale per il futuro di tutti noi. Ecco, senza svelare alcuni punti che toccheremo nel prosieguo del programma, si è fatto anche accenno, l'arcivescovo ha fatto accenno alla Costituzione e lo vedremo, e appunto all'Europa. Ma rimaniamo ora su questo punto che mi sembra fondamentale, il bene comune. Bene comune che deve essere responsabilità condivisa, come lei ha detto. Se dovesse indicare un punto specifico in cui le pare che adesso veramente non ci sia questa attenzione alla civitas e a una politica in senso ampio e alto, soprattutto come servizio. Sì, bene comune è un po' un accenno che può rischiare di essere anche vago, no? Viene richiamato e soprattutto viene utilizzato anche dal punto di vista della politica come obiettivo, ma anche un po' parola magica. A partire dai diversi schieramenti politici credo che ne abbiano una visione diversa. Non c'è nessuno che dice io sono contro il bene comune. Ecco, allora il bene comune va individuato anche dalle diverse realtà, dalle diverse comunità. Ci sono degli obiettivi, ci sono delle priorità. Ecco, intanto, scusi se la interrompo, stiamo vedendo proprio le immagini del discorso. Era presente l'arcivescovo emerito di Milano, il cardinale Scola e tutto il consiglio episcopale milanese. Prego. Sì, quindi bene comune, io credo che un bene comune siano in questo momento e da valorizzare i giovani e quindi nei loro confronti assumersi delle responsabilità formative, educative. In questo, per parlare di casa nostra e dei nostri ambienti, gli oratori, le realtà associative, le realtà che si muovono a livello di volontariato dovrebbero chiedersi cos'è per noi lavorare per il bene comune. Perché altrimenti è troppo facile dire il bene comune che devono fare gli altri. Ecco, questo credo che sia un passaggio dove la responsabilità deve ritrovare un significato. A questo proposito, l'arcivescovo ha detto, con una frase che apparirà quasi scherzosa, ma che ovviamente non lo è, qualcosa di importante. Per questo vi proponiamo questo stralcio sul bene comune. E forse che la patria del diritto, come chiamano talvolta l'Italia, sia diventata un condominio di azzeccagarbugli. E certo che non servirà a semplificare le procedure se non migliora quell'atteggiamento dell'animo che evita la litigiosità, la suscettibilità. Il rispetto delle regole del prossimo è un frutto del senso civico, del senso di appartenenza alla comunità, della persuasione che il bene comune del convivere in pace sia da anteporre all'interesse privato momentaneo e che il danno arrecato a una comunità prima o poi danneggia anche chi lo compie. Ecco, il danno portato a una comunità danneggia anche chi lo compie, ma certamente danneggia prima di tutto la cittadinanza. Lei ha detto giustamente ognuno faccia la propria parte, l'arcivescovo l'ha ripetuto spesso, ma in questo fare la propria parte, che cosa oggi ci manca per stare insieme? No, mi pare l'arcivescovo l'abbia individuato con precisione, ossia il senso, recuperare un senso di appartenenza, dove
la corresponsabilità prevale sull'individualismo. No? Se ognuno fa e pensa solamente a se stesso, evidentemente si brucia un rapporto, una possibilità di miglioramento per sé e per gli altri. Certo, non è facile in un momento come questo, dove vediamo che magari una bravata viene applaudita e una buona azione, chiamiamola così tanto per intendersi, una buona azione invece viene derisa. Perché questo è ciò che capita attraverso i social in particolare, ma è ciò che capita anche in un consiglio comunale piuttosto che... Infatti l'arcivescovo preoccupato parla anche dei social nel discorso e insomma è chiaro che lui ricorda tre aspetti, è partito da tre aspetti: le pretese indiscutibili che paiono Moloch, che non si possono toccare, il consenso emotivo che spesso porta a decisioni affrettate e le procedure esasperanti, ma questo non esaurisce quella che è una difficoltà di fondo che lei diceva appunto. Sì, è stato anche così bello sentirlo anche direttamente e risentirlo adesso nel riproporlo, però ognuno di noi ha, e è importante, l'aspetto e il momento emotivo, perché senza emozione non c'è carburante, non c'è vivacità, l'emozione ci vuole, però diversa è l'emozione e poi da far maturare in un ragionamento, e naturalmente anche qui l'età ci gioca il suo ruolo, perché se in un giovane, in un adolescente, in un giovane prevale l'emotività, ed è giusto che sia così, in una persona adulta deve invece anche subentrare un senso, una ragionevolezza e un senso del bene comune. Lo uso così adesso magari con più pertinenza, bene comune nel senso di una appartenenza, di un farsi corresponsabile di una società che oggi ha dei problemi oltre che delle opportunità, perché siamo in un contesto cittadino, in un contesto di una diocesi che fa dei passi significativi nel senso della corresponsabilità. E quindi potremmo dire anche tavolo comune, tavolo delle responsabilità condivise. Sentiamo Monsignor Delpini. Che si torni a percepire come un segno di maturità e di intelligenza civica investire risorse anche economiche per far fronte alle povertà, a tutte le povertà, a quelle che sono di sempre e a quelle che sono nuove. E la comunità cristiana, questo lo voglio dire con fierezza, insieme con senso di responsabilità nella sua organizzazione territoriale, desidera abitare questa città e offrire il suo contributo e collaborare con tutte le istituzioni presenti nel comprendere il territorio, nell'interpretare il tempo, nel promuovere un'ecologia globale. Ecco, è chiaro. Il richiamo è quello a stare insieme, fra l'altro lo ha detto anche l'arcivescovo, insieme al sindaco Sala, si era presso Casa della Carità, insomma concertiamo qualcosa, si chiamerà sinodo laico, si chiamerà stati generali, ma è importante mettersi intorno a un tavolo. Anche secondo lei questa è una necessità? È molto bello, è molto significativo che l'arcivescovo di Milano, di questa città e di questa diocesi, il sindaco di Milano si parlino, e anche sentire il sindaco dire è confortante avere un interlocutore come l'arcivescovo, io credo che sia un elemento anche dal punto di vista civile molto rilevante per far crescere un senso di corresponsabilità e un senso di responsabilità comune all'interno di questa città. Quindi non una commissione in più, ma qualcosa di importante. E vediamo ora un appuntamento dell'arcivescovo che va proprio nel senso di questa crescita tutti insieme, di un'amicizia civica che non chiude dietro le sbarre. Martedì 18 dicembre, ore 11, Casa Circondariale di San Vittore, Piazza Filangieri 2 Milano. L'arcivescovo presiede la celebrazione eucaristica prenatalizia, come farà ancora la mattina di Natale, nel carcere di Bollate. Adesso è tutto per questa nostra prima parte, ma restate con noi perché torniamo con tanti argomenti veramente importanti. Discorso alla città 2018.
Ben ritrovati nei nostri studi per questa puntata speciale con un ospite, Paolo Danuvola, dedicata al discorso alla città di Monsignor Delpini. Abbiamo parlato di responsabilità, di bene comune, di tavoli di concertazione. E adesso parliamo di un altro aspetto che ha toccato l'Arcivescovo di Milano, ossia la responsabilità, come l'ha definita, delle accademie, possiamo dire delle università, degli intellettuali. Ascoltiamo. La nostra città, in cui università e istituzioni culturali sono così significative e apprezzate, è chiamata a produrre e a proporre un pensiero politico, sociale, economico, culturale, che possa aiutare a leggere il presente e a immaginare il futuro. E credo che saremmo proprio tutti fieri se proprio qui a Milano si approfondissero riflessioni, si promuovessero confronti, si potessero riconoscere scuole, programmi, prospettive, responsabilità. Milano, città universitaria, ha responsabilità, come ha detto Delpini, anche in questo? Ma sicuramente, ricca di università, ricca in questo senso anche di giovani che studiano, che si danno da fare, che animano questa città, sicuramente le accademie, però in quel titolo, no, in quel richiamo, siete autorizzati a pensare, a mio parere c'è dentro un elemento, come dire, per tutti, c'è dell'ironia, ecco, io ci trovo dell'ironia in questa, come è capace, come è nel suo linguaggio, chi ha letto anche qualche certo. Suo libro se ne accorge, no? Ossia, l'arcivescovo è capace, l'arcivescovo Delpini è capace di dire una cosa ordinaria, ma dirla in un modo che diventa, come dire, esplosiva e farci della grande ironia. Perché dire all'università che sono autorizzati a pensare, infatti, no? Che sono autorizzati a pensare mi sembra proprio, ma però devo dire che autorizzati a pensare, sì, le accademie, ma era rivolte a tutti gli interlocutori che l'arcivescovo nella sua partenza indicava come i luoghi, le modalità, le responsabilità. D'altra parte Delpini dice dal suo ingresso come arcivescovo di Milano, fratelli e sorelle, rivolgendosi a tutti. E questa ironia di cui parlava Paolo Danuvola forse è stata intuita anche dal rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, che noi abbiamo intercettato proprio per un commento a caldo, subito dopo aver ascoltato il discorso, su cosa possono fare, insomma, gli intellettuali. Sentiamo. Svolgere correttamente il loro primo mestiere, come ci ha lui invitato, cioè riconoscere che siamo autorizzati, cioè costretti, a pensare, quindi a svolgere un'attività di elaborazione del pensiero, di approfondimento dei temi che oggi vengono forse valutati e affrontati con estrema superficialità, immaginando soluzioni che cercano o un riscontro di consenso immediato o sono il frutto, come ha detto anche l'arcivescovo, di una reazione emotiva non ispirata da adeguata riflessione. Quindi il compito delle istituzioni di cultura è quello appunto di portare la cultura, la tradizione, il passato, la conoscenza accumulata nelle decisioni contemporanee. Insomma, obbligati a pensare, non ci eravamo messi d'accordo, vi assicuro, però è chiaro che questa ironia è passata anche presso il rettore. Ma a me veniva in mente, sentendo proprio questo autorizzati, obbligati a pensare, mi viene venendo il rettore della Cattolica, mi viene in mente un altro rettore, ma a me molto caro nella mia storia anche personale, ossia Lazzati, che di fronte alla crisi politica in senso ampio diceva: i cattolici devono ricominciare a pensare politicamente. Certamente. No? Pensare politicamente, ecco, questo siete autorizzati a pensare, no? Certo. A me veniva in mente un arcivescovo, ecco, come il cardinale Martini. Il cardinale Martini, ecco. Quindi c'è un filone, proviamo a dirci così, c'è un filone di cattolicesimo sociale che da tempo è in crisi, ossia fa tante cose. No? Facciamo tante cose in diocesi di Milano, le parrocchie pure in difficoltà, la Caritas, gli ordini religiosi per le mense dei poveri, ecco, però
c'è la difficoltà a un pensiero che sia un pensiero unificante, che dà una prospettiva, che dà una visione e che diventa allora anche un punto di riferimento per una città e per il paese. Ha citato Paolo Da Nuvola Giuseppe Lazzati. Ebbene, Giuseppe Lazzati è stato padre costituente, oltre che molte altre cose. E nel discorso di Delpini vi è stato un richiamo al significato della Costituzione. In quella stagione da cui viene la nostra Costituzione, credenti e non credenti hanno messo in comune il proprio patrimonio culturale e sociale per edificare la convivenza civile. E dunque a me sembra che il testo della Costituzione ricorda anzitutto un metodo di lavoro, una possibilità di confronti tra persone che pensano in modo appassionato, che pensano in modo critico, che pensano anche in modo autocritico e che sanno perciò trovare il terreno di incontro. E mi pare che la generazione dei nonni e dei padri deve trasmettere ai figli e ai nipoti questa fierezza di una Costituzione che ci insegna a mettere al centro la persona e a costruire una convivenza civile, serena e laboriosa. Come nonno, proporre la Costituzione? Beh, nonno vuol dire un'età, io sono in quell'età dopo la guerra e quindi la mia vita è stata legata a due grandi fatti, la Costituzione e il Concilio, no? E in queste giornate io vorrei citare anche un altro punto di riferimento. L'altro giorno abbiamo ricordato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è così vicina alla nostra Costituzione, perché sono una del 1 gennaio, la Costituzione 1 gennaio 48, e l'altra 10 dicembre, dichiarazione 10 dicembre 48. Quindi, anche se l'Italia non era fra i firmatari perché non era ancora inserita. Certo, ma però anche l'una e l'altra in qualche modo, certo, si sono sentiti a livello internazionale. Quindi a me è piaciuto, ecco, anche come persona che ha avuto un passaggio anche politico istituzionale, ma l'arcivescovo di Milano richiama la Costituzione. E questo è, no? Importante. Fra l'altro anche con una proposta concreta, proprio bella concreta. E quindi sentiamo questa proposta che ci è venuta dall'arcivescovo. Mi è venuto in mente questo: perché non si potrebbero cominciare tutte le sedute dei consigli comunali rileggendo un articolo della Costituzione, della prima parte della Costituzione, e incaricando qualcuno dei presenti di commentarla? Se questa è la base del nostro vivere, perché la dobbiamo lasciare soltanto come un libretto che si perde negli scaffali delle biblioteche? E in effetti sarebbe bello, oltretutto darebbe una tenuta a quel senso civico che dicevamo, perché forse pochi conoscono probabilmente nemmeno il primo articolo della Costituzione. E allora noi abbiamo voluto chiedere al sindaco Sala, visto che in fondo il Consiglio Comunale è stato tirato in ballo, in generale, e poi cosa magari farà in Consiglio Comunale. Sono impressionato dal discorso dell'arcivescovo, perché io direi un po' di più, cioè ha ribadito il fatto che Milano può essere la culla di una nuova socialità, di un nuovo pensiero sociale. Mi pare che l'abbia detto senza mezzi termini. Però ci sono due condizioni. La prima è quello, il suo refrain, che però tutti noi dobbiamo pensare, non dobbiamo farci travolgere da un pensiero comune a volte solo provocatorio. E la seconda è che tutti facciano la loro parte, perché lui di fatto ha fatto un richiamo a tutti, alle istituzioni, alla curia stessa. Però mi pare che l'applauso finale sia la risposta della città con una manifestazione di disponibilità. Insomma, io continuo a pensarlo, Milano deve essere molto ambiziosa in questo momento, ma non un'ambizione che è fatta solo di successo, di numeri, ma di essere
veramente, ripeto, la culla di una nuova socialità. Questo è anche il mio impegno personale. Inizierà il Consiglio Comunale leggendo un articolo della Costituzione? Non è una brutta idea, certamente, sentiamo cosa ne pensano i consiglieri, e certamente però dal punto di vista pratico, nell'ultimo incontro che abbiamo fatto da Don Colmenia, già l'arcivescovo aveva offerto la possibilità di dialogare e di lavorare assieme, quindi vediamo cosa vorrà fare il Consiglio Comunale, comunque io ci sono per dialogare con la Curia. E proprio l'accenno che ha fatto Sala all'incontro a Casa della Carità era quello a cui noi anche abbiamo fatto richiamo. Tra l'altro i sindaci del territorio erano entusiasti, ve lo assicuro, di questa proposta. Una nuova socialità, le piace questa espressione del primo cittadino? Credo che sia importante, oltretutto sono messaggi che travalicano gli schieramenti partitici, che travalicano quello che può essere un antagonismo sulle piccole cose. In effetti questo è un momento, l'abbiamo detto fin dall'inizio, delle responsabilità. Noi siamo un paese, una comunità, un contesto che citavamo prima la Costituzione, che ha vissuto 70 anni di pace. E voglio richiamarlo anche se è stato in pace in questa Europa che potrà avere anche dei limiti, ma che ci ha permesso una crescita culturale, una solidarietà, delle cose sicuramente nulla è dato, può essere dato per scontato, nulla è scontato, come passare questi sentimenti e queste conquiste ai più giovani? Questa è la domanda, credo, che rimane come grande responsabilità. Sfondo. Bene, adesso ci lasciamo ancora per qualche attimo, ma restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi, stiamo parlando del discorso alla città 2018. Siamo arrivati ad un punto del discorso che l'arcivescovo ha voluto intitolare nella versione cartacea, che vi ricordo è già disponibile, Pensare e dare forma a una visione di futuro. E ha parlato d'Europa, ha detto la gioia, riscoprire la gioia di essere europei, ma noi vorremmo leggerci anche la parola, in qualche modo, fierezza. E allora, ancora una volta, ascoltiamo il Vescovo Mario. Vorremmo avere una visione di futuro, vorremmo comprendere come ci sia qualcosa che ispira la nostra responsabilità quotidiana, perché ha una visione su dove va il mondo. E penso che per trovare qualche punto di riferimento comune noi dobbiamo ritrovare una gioia di essere europei e costruire un'Europa che sia convivenza di popoli. I cittadini d'Europa, culla di tanti pensieri, erano e sono persuasi che siano da preferire l'unione alla divisione, la collaborazione alla concorrenza, in fondo la pace alla guerra. E allora dobbiamo sentirci impegnati e motivati per una partecipazione costruttiva alle vicende europee. Noi vogliamo dare volto all'Europa dei popoli e dei valori, che pensi ai suoi valori e le sue attese nella concretezza storica del tempo presente e di quello a venire, e che non si occupi soltanto di beghe e di interessi contrapposti. Ecco, no, ancora una volta non ci eravamo messi d'accordo, però è un po' quello che diceva lei, guardare al futuro con valori. Ricordo che l'arcivescovo ha detto che per tutte le povertà e le difficoltà della società, vecchie e nuove, fondamentale rimane il cardine della famiglia. Questo guardare al futuro con una prospettiva non solo dei mercati, ora banalizziamo, ma insomma è questo. Sì, credo che questo sia importante, e per fare questo credo che anche i cattolici ambrosiani devono un po' superare quelle forme di autocensura
che si sono dati in questi ultimi tempi, ossia bisogna esplicitare di più quello che si fa, quello che si progetta, bisogna comunicarlo di più a vicenda a partire dall'interno del mondo cattolico, bisogna essere fermento e quindi attento anche a quante altre componenti culturali, ideologiche, ideali possono dare, ma mettendoci anche quello che noi crediamo, quello che sta avvenendo, ancora una volta il ricordo di questo Natale, se possiamo dirlo. Natale non può essere, non può diventare una clava politica, no? Non si può ritornare, bisogna reagire di fronte al rischio di ideologizzare di nuovo i simboli e i segni religiosi. Però detto questo, il dire di più quello che per noi, ad esempio, è il Natale, no? È importante. E la sua originalità credo che sia una delle modalità indispensabili per proseguire in quanto l'arcivescovo ci chiede autorizzati a pensare. E allora, siccome a noi sta a cuore il Natale, domenica 16 dicembre alle ore 17:30 in Duomo l'arcivescovo presiede la celebrazione eucaristica della quinta domenica dell'Avvento Ambrosiano. Vi ricordo la diretta dalle 17:25 della messa su Chiesa TV canale 195, ma prima della celebrazione l'arcivescovo dialogherà con alcuni esponenti del mondo del lavoro. E quindi sarà da seguire, perché emergeranno certamente cose importanti, così come ne sono emerse nel dialogo avvenuto per la quarta domenica dell'Avvento Ambrosiano, che era con il mondo del volontariato. Ovviamente si è parlato dell'impegno volontari, ma si è parlato anche di cosa fare di fronte a emergenze come quella delle migrazioni. E vogliamo chiudere, diciamo, questa puntata dedicata al discorso andando invece in Duomo con queste parole. Noi dobbiamo compiere un'azione che in un certo qual modo si potrebbe dire politica. La politica non è quella che risolve il problema da un giorno con l'altro, ma è quella che ha una visione della società e che mette in questa visione il benessere dei cittadini e anche dei non cittadini, perché è un benessere complessivo. Ecco, chiudiamo con una parola sintetica. Questo benessere complessivo che abbiamo evocato più volte e che sta a cuore alla diocesi, fra l'altro è stata resa pubblica questa commissione per il bene comune di cui lei fa parte, questo bene comune che forse è un po' difficile da definire, ma come affrontarlo? Per esempio, come lo affronterete nella commissione, se si sa già qualcosa? Beh, la commissione è stata istituita e in via preliminare si sono fatti anche degli incontri, magari non tutti assieme, ma a piccoli gruppi. Il discorso mi pare una commissione che ha molte diversità e quindi molte ricchezze al proprio interno, perché c'è il mondo accademico, visto che ne abbiamo parlato, ma ci sono anche persone impegnate nelle istituzioni. Penso al sindaco di Lecco, ecco, tanto per fare l'altro è il responsabile dell'ANCI, cioè dell'Associazione dei Sindaci Italiani. Quindi persone impegnate a livello di volontariato, quindi vi è una ricchezza nella disomogeneità, quindi mi pare che questo possa essere un segnale, no? Anche di complementarietà e di prospettiva e del volere riflettere. Naturalmente nulla di miracoloso, primo, secondo, nulla che non sarà una commissione che elaborerà il documento e lo esporrà come proprio, sarà un gruppo di lavoro che fornirà all'arcivescovo, come dire, suggerimenti, attenzioni, quasi nei diversi ambiti ci siano delle sentinelle, ecco, che colgano la novità. Sento un po' di linguaggio martiniano. Ci siano delle sentinelle, grazie, mi fa piacere. Certamente. No, delle sentinelle che segnalino all'arcivescovo l'urgenza di alcune cose, diano dei suggerimenti a partire dalle loro delle competenze e delle piste, se ci si riuscirà. Insomma, attrezzatevi per i miracoli, vi ringrazieremo, intanto buon lavoro. E voglio segnalare che dal 18 al 20 dicembre l'arcivescovo visita e celebra
le messe in alcuni luoghi, fico il 18 dicembre alle 9 alle 16.30 all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, il 20 dicembre alle 11.30 alla Mangiagalli. Trovate tutti gli approfondimenti e i particolari su www.chiesadimilano.it. E adesso a noi non rimane che salutarci. Io ringrazio il nostro ospite, grazie Paolo Danuvola, presidente della cooperativa In Dialogo, ma anche molte altre cose. E noi ci diamo appuntamento come sempre la settimana prossima. Non dimenticate le dirette, Chiesa Oggi, le 191.